prima era facile fare battuta sul Papa, Ratzinger stava sul culo a tutti. Era facilissimo. Tra l'altro Ratzinger era meraviglioso perché era uno che da ragazzo era stato la gioventù italiana, no? E poi era finito a fare il Papa con le scarpette rosse di Prada. Quindi un Papa atrocio ed ex nazista, cioè era il massimo. Capite? Era proprio servita su un piatto d'argento per noi comici satirici, bastava schiacciare proprio, dove schiacciavi c'era la battuta, era fantastico. E invece adesso con questo nuovo Papa c'è da sudare, no? Papa Francesco, con noi non è facile fare le battute, perché piace a tutti, è buono, è umile. Pensate che la croce che porta al collo non è neanche d'oro, è di bigiotteria. Pensate. E tra l'altro, sì, è ridicolo lui, no, ad aspetto, però è il suo lavoro. D'accordo anche che c'è questa storia sulla quale si potrebbe scherzare del fatto che sta sempre a telefonare, no? Però vabbè, è uno che ha avuto una chiamata, ci sta che poi ti richiama, no? Poi sì, potrei anche speculare satiricamente su questo fatto che in passato Bergoglio ha avuto dei rapporti controversi con la dittatura argentina. Però l'ex dittatore Videla, prima di morire, ha smentito, ha detto che lui non è mai stato colluso con Bergoglio e anzi trova diffamante questo fatto che la sua dittatura sia accostata alla Chiesa Cattolica, quindi anche questo. Tra l'altro è difficile fare battute su questo nuovo Papa anche perché lui è molto aperto anche sui temi laici. Non so se avete saputo, ultimamente, la domenica, dopo la messa, i fedeli, Papa Francesco, sta facendo distribuire un questionario di 38 domande con il quale il pontefice intende in qualche modo indagare su quelle che sono le abitudini e i costumi sessuali dei cattolici. Quindi ci sono domande sul sesso prematrimoniale, sulla contraccezione, sui matrimoni gay, sullo squirt. Davvero? Papa Francesco vuole sapere se voi donne cattoliche squirtate, ok? Lo vorrei sapere io, figuriamoci il Papa. Ci sta?